appuntamento della mattinata in attesa che arrivino le altre persone che sono accreditate. Purtroppo Rimini è una specie di centrifuga, le persone vanno in giro e faticano a trovare poi la strada. Vi presento, la conoscerete già perché è una veterana dell'albo dei gestori ambientali, ha accolto il nostro invito a portare un contributo su un tema importante per la sua sezione, la dottoressa Bracchetti della sezione regionale dell'albo dei gestori ambientali di Bolzano. È un tema per loro molto sentito, perché hanno circa più dell'80% degli iscritti, o no, un'alta percentuale di iscritti nella categoria sede trasfrontalieri. Ci presenta i temi che riguardano l'iscrizione dell'albo nella categoria dei trasfrontalieri. Do direttamente la parola a lei in modo che possa concentrare il suo intervento in una prima parte in cui ci illustra quali sono i requisiti per l'iscrizione, poi lasciamo spazio ad eventuali domande e dubbi che potete presentare. Prego Benedetta. Grazie ingegnere Altomare, buongiorno a tutti. L'intervento di oggi ha, diciamo, la finalità di focalizzarsi su alcuni aspetti relativi ai trasporti transfrontalieri e alle relative relazioni che intercorrono con l'albo gestori ambientali. Quindi diciamo, il focus non è tanto sulla disciplina dell'iscrizione all'albo, che comunque potremo poi esaminare direttamente nelle vostre domande se dovessero esserci dei dubbi o delle questioni da chiarire, quanto piuttosto sul rapporto che intercorre con la normativa sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Ho scelto di dare questo taglio all'intervento perché spesso come sezione provinciale di Bolzano dell'Albo veniamo interpellati dalle imprese e noto che ci sono dei dubbi di fondo che attengono appunto a quali norme applicare nel caso delle spedizioni transfrontaliere e in che rapporto sta l'iscrizione all'Albo con questa disciplina comunitaria. Allora, sappiamo le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate da una norma comunitaria che è il regolamento 1013 del 2006, si applica da luglio del 2007 ed è fondamentalmente la norma di riferimento per programmare, gestire e realizzare una spedizione transfrontaliera di rifiuti, cioè realizzare fondamentalmente il trasporto di un rifiuto tra un paese ed un altro paese. Quindi movimentare un rifiuto in regime transfrontaliero significa innanzitutto capire quali sono le procedure che devono essere applicate ai fini amministrativi per poter validamente movimentare il rifiuto tra più stati. Il problema dell'iscrizione all'albo si innesta su una specifica questione, che è quella invece relativa al transito o al tratto, alla tratta nazionale italiana del trasporto transfrontaliero. Vediamo un attimino nel dettaglio questo concetto. Quando un'impresa o un operatore intende progettare una spedizione trasfrontaliera dei rifiuti, significa innanzitutto definire quattro parametri fondamentali ai fini della spedizione stessa, e cioè capire qual è l'origine e la tipologia del rifiuto che si intende spedire, determinare se questo nel paese di destino verrà avviato ad operazioni di recupero R o di smaltimento, capire quali tipi di trattamento o quale trattamento, perché possono essere anche più di uno, verrà sottoposto il rifiuto nel paese di prima destinazione o nei successivi paesi di destinazione, e ovviamente capire qual è il contesto territoriale interessato dalla spedizione transfrontaliera. Individuare questi quattro parametri, cioè esattamente programmare, almeno dal punto di vista teorico, la spedizione, comporta poi anche capire innanzitutto la procedura da applicare nell'ambito del regolamento 1013, cioè se il rifiuto può essere spedito tramite una cosiddetta procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta, oppure se il rifiuto può essere movimentato tramite una procedura più semplice che viene detta di obblighi generali di informazione, prevista generalmente per i rifiuti della lista verde e liste collegate, articolo 18 del regolamento 1013, e poi di conseguenza, una volta definiti questi parametri di fondo, allora interviene il problema della tratta o delle tratte interessate dal trasporto. Questo ovviamente anche in relazione alla modalità
mezzi di trasporto che si intende adottare, quindi solo stradale, solo ferroviaria oppure combinata strada ferrovia, strada nave, eccetera. Quindi il problema dell'iscrizione all'albo gestori ambientali si deve inquadrare in questa dinamica più complessiva. Di conseguenza, quando spesso chiamano in sezione imprese dicendo voglio fare un trasporto transfrontaliero di rifiuti, mi devo solo iscrivere in categoria 6? La risposta è ovviamente no. Ci sono molti più adempimenti da ovviamente realizzare e gestire che non la sola categoria 6. La categoria 6 è uno degli elementi che concorrono per comporre un quadro corretto e conforme alla norma per movimentare un rifiuto. Allora, facciamo qualche esempio. Supponiamo di movimentare un rifiuto dall'Italia alla Polonia, oppure potrebbe essere una movimentazione dall'Italia alla Francia, all'Italia alla Germania. In base alla prima slide che vi ho mostrato, significa innanzitutto capire qual è l'operazione che verrà svolta a destino, se di recupero o di smaltimento, e questo elemento non è sempre così semplice come può sembrare ad una prima battuta, capire se nel paese di destino verrà svolta un'operazione di recupero o di smaltimento. Questo perché spesso le normative comunitarie di recepimento della direttiva, le normative nazionali di recepimento delle direttive comunitarie a volte prevedono delle operazioni di recupero o di smaltimento o delle operazioni di trattamento dei rifiuti che non sempre vengono codificate come noi le conosciamo dalla direttiva 2008/98 e successive modifiche. Quindi il primo problema è capire se effettivamente a destino verrà svolta un'operazione di recupero o di smaltimento. Ricordo che sul punto comunque il regolamento 1013 è molto chiaro: nel caso in cui sussista un dubbio sulla classificazione dell'operazione che verrà svolta a destino, questa deve essere considerata di smaltimento e quindi si applica la procedura più restrittiva in termini di movimentazione del rifiuto, in conseguenza la procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta. Significa ovviamente definire quali sono le caratteristiche del rifiuto in partenza. Significa ovviamente capire quali sono i paesi interessati dalla spedizione e quindi se movimento un rifiuto dall'Italia alla Polonia, devo capire quali sono i paesi interessati dal transito. Un conto è passare dalla Germania, dall'Austria e dalla Germania, un conto è passare per altri paesi dell'Est Europa. Qui intervengono ovviamente poi la necessità di capire quali sono, gli eventuali obblighi di registrazione o di autorizzazione che gravano sui diversi soggetti coinvolti nella spedizione. Diversi soggetti coinvolti nella spedizione che sono sicuramente il o i trasportatori, ma potrebbero essere anche altri soggetti, quali ad esempio l'intermediario o gli intermediari, che a volte addirittura acquisiscono o operano in veste di soggetto che organizza la spedizione, nel caso di spedizione soggetta agli obblighi di informazione, oppure agiscono in qualità di notificatore o altresì di destinatario. Ricordo che sul punto il Comitato Nazionale è intervenuto con una delle più recenti circolari, quella del primo di agosto, chiarendo un aspetto importante del regolamento 1013, cioè quando grava l'obbligo di iscrizione all'albo in categoria 8 sull'intermediario commerciante che opera senza detenzione, in particolare nell'ambito di spedizioni transfrontaliere e qualora l'intermediario sia un soggetto estero. Quindi eventualmente potete andare a ritrovare quella circolare numero 9 del primo di agosto, che è molto importante per chi opera nel settore delle spedizioni transfrontaliere. Quindi, tornando al nostro esempio, importante è chiarire fin dall'inizio, in una spedizione quale potrebbe essere quella dall'Italia alla Polonia, i parametri di cui si diceva e ovviamente qual è anche il territorio interessato dalla spedizione. In questo modo poi si definiscono anche gli eventuali, come si diceva, obblighi di registrazione o autorizzazione in capo anche al trasportatore. Abbiamo poi un altro esempio, quale potrebbe essere quello di un'importazione di rifiuto dal Canada in Italia. Anche qui ovviamente è fondamentale capire quali sono i parametri fondamentali che caratterizzano la spedizione transfrontaliera per di conseguenza capire se e quando ricorre un obbligo di iscrizione all'albo a carico al trasportatore oppure all'intermediario commerciante qualora questo fungesse da destinatario in Italia. Allora, il decreto legislativo 152 nella modifica che ha subito ad opera del decreto 205 del 2010
ha introdotto un'importante modifica all'articolo 194,3, laddove ha cambiato, diciamo così, l'orientamento che fino a quell'epoca, quindi fino al 25 dicembre 2010, valeva in Italia, cioè valeva il principio per cui le autorizzazioni dei trasportatori esteri venivano riconosciute tal quale per operare sul territorio italiano. Col 25 dicembre cambia la norma italiana, per cui invece ha introdotto un obbligo di iscrizione all'albo gestori ambientali per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti. Questo è quello che ci dice l'articolo 194,3 nella versione attualmente vigente. Attenzione, l'articolo 194,3 ci dice che è necessaria l'iscrizione all'albo gestori ambientali, non ci dice che c'è una categoria 6 che è l'unica possibile per poter effettuare il trasporto transfrontaliero sul territorio italiano. Lo stesso articolo, lo stesso comma, ci dice anche che qualora l'iscrizione all'albo sia effettuata per il solo esercizio del trasporto transfrontaliero dei rifiuti, questa non è subordinata alla prestazione di garanzie finanziarie. La ratio di questa previsione normativa italiana sta nel fatto che laddove la normativa comunitaria, quindi il regolamento 1013/2006, preveda un obbligo di prestazione di garanzia finanziaria, quindi nell'ambito delle procedure o della procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta, questa venga appunto prestata dal notificatore, che quindi copre anche la fase del trasporto, non solo il trasporto ma anche la fase del trasporto transfrontaliero. Quindi il problema di fondo è capire, nell'ambito della disciplina dell'albo gestori ambientali, chi si deve iscrivere per effettuare un trasporto transfrontaliero in Italia, sul territorio italiano, per quali tipologie di trasporti transfrontalieri è necessaria l'iscrizione all'albo e quali sono le categorie di iscrizione che sono possibili nell'ambito delle attuali disponibili presso l'albo gestori ambientali ai fini dell'esecuzione di questa tipologia di trasporto. Allora, certamente si iscrivono all'albo enti ed imprese stabiliti in Italia o all'estero che effettuano il trasporto transfrontaliero dei rifiuti sul territorio italiano. Quindi, l'impresa italiana, anche questa è una domanda che ricorre spesso, ma il trasporto transfrontaliero, lato iscrizione albo, riguarda solo imprese estere? No. Anche l'impresa italiana che intende effettuare un trasporto transfrontaliero di rifiuti che riguarda il territorio italiano deve avere l'iscrizione all'albo idonea e congrua per poter effettuare quel tipo di trasporto. Quindi l'iscrizione all'albo gestori ambientali in generale, quindi non sto parlando ora di categoria 6, riguarda sia le imprese italiane sia le imprese estere che intendono effettuare questa specifica attività di cui appunto l'articolo 194,3. Quali sono le tipologie di trasporto per cui scatta l'obbligo di iscrizione all'albo? Qui ho provato a fare alcuni esempi molto semplici dal punto di vista grafico per visualizzare un attimino le possibilità. Allora, supponiamo di avere un trasporto transfrontaliero di rifiuti che parte dalla Campania in direzione Berlino, in Germania. La tratta italiana del trasporto, supponiamo che questo trasporto venga effettuato tutto su strada, la tratta italiana del trasporto è ovviamente soggetta all'obbligo di iscrizione all'albo gestori ambientali. Supponiamo di avere invece un trasporto che parte dalla Polonia per entrare a Livorno o in Toscana, anche qui la tratta italiana del trasporto è soggetta all'obbligo di iscrizione all'albo. Nell'ottica che si rappresentava prima, cioè il fatto che le varie tratte nazionali possono o non possono essere soggette ad obbligo di registrazione o di autorizzazione, comporta questo che l'operatore che intende organizzare una spedizione transfrontaliera deve verificare a priori per quali paesi è necessario ottenere la registrazione o l'eventuale autorizzazione al trasporto dei rifiuti per la singola tratta nazionale interessata dal trasporto. Sul punto, purtroppo, in Europa vige ancora una notevole disomogeneità di orientamenti e di ordinamenti dei singoli stati nazionali, cioè ci sono stati che hanno previsto in modo molto chiaro un obbligo di autorizzazione o di registrazione, come ad esempio la Germania, questo già dal 1996, e ci sono paesi che invece da sempre riconoscono, come già faceva l'Italia prima del 25 dicembre 2010, le autorizzazioni rilasciate dai diversi stati in cui le imprese sono stabilite. Ad esempio la Francia da sempre
all'articolo 541-60 del proprio codice ambientale riconosce le autorizzazioni rilasciate dagli stati di stabilimento dell'impresa di trasporto, in cui l'impresa di trasporto è stabilita, scusate. Ulteriore ipotesi che spesso è poco nota o poco riflettuta da parte degli operatori è il caso del transito, del solo transito sul territorio italiano. Se ad esempio un'impresa intende effettuare una spedizione transfrontaliera dalla Bosnia o dalla Romania per andare dritti in Francia attraversando il territorio italiano, la tratta italiana di questa spedizione transfrontaliera, che è di solo transito, è anch'essa sottoposta all'obbligo di iscrizione all'albo gestori ambientali, perché ovviamente l'articolo 194,3 non prevede nessun tipo di esenzione in questo senso. Quindi è opportuno fare molta attenzione a quali sono la tratte o i paesi interessati dalla spedizione transfrontaliera, perché lì bisogna effettivamente valutare se e come scatta l'obbligo di registrazione e autorizzazione. Considerate inoltre che quando poi si parla di trasporti combinati, ferrovia gomma o nave gomma, lì subentrano poi delle ulteriori problematiche che devono essere analizzate puntualmente rispetto alla fattispecie concreta che si rappresenta. Per quanto riguarda ancora un appunto sulla eterogeneità degli ordinamenti degli stati membri dell'Unione Europea, ricordo che ci sono addirittura degli stati, tipo il Belgio, che prevedono delle differenti regolamentazioni a seconda delle singole regioni interessate dalla spedizione transfrontaliera. Quindi il Belgio, essendo pur uno stato molto piccolo, è uno degli stati più complicati da attraversare perché presenta 3 regolamentazioni diverse. Facciamo ora una piccola riflessione entrando più nello specifico sull'obbligo di iscrizione all'albo gestori ambientali. Finora non abbiamo fatto un accenno specifico alla categoria 6, perché è opportuno innanzitutto richiamare l'impianto generale del decreto 120, in cui poi la categoria 6 assume rilievo e assume un significato preciso. Quello che importa innanzitutto è ricordare l'articolo 8,3 del DM 120/2014, regolamento di funzionamento dell'albo, il quale indica chiaramente che, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5, quindi quelle deputate al trasporto professionale di rifiuti, consentono l'esercizio dell'attività di quella categoria 6, che è destinata invece all'esercizio del solo trasporto transfrontaliero, purché lo svolgimento dell'attività relativa al trasporto transfrontaliero non comporti variazione della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per cui l'impresa è iscritta. Questo significa che un'impresa iscritta all'albo nelle categorie 1, 4 e 5, purché sia in possesso del titolo autorizzativo idoneo al trasporto merci in ambito internazionale o comunitario, quindi significa avere la licenza comunitaria per il trasporto merci oppure la licenza, l'autorizzazione internazionale per altri tipi di trasporti che esulano dal contesto comunitario, può svolgere con la sola iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5 anche le tratte di trasporto sul territorio italiano in regime transfrontaliero, senza necessità di iscriversi appositamente nella categoria 6 dell'albo. Questo ovviamente nel rispetto dei limiti che vedete indicati nell'ultima parte del comma 3 dell'articolo 8, e quindi nei limiti dell'iscrizione già rilasciata, quindi purché l'impresa abbia una sufficiente capienza della classe di iscrizione in termini di quantitativi annui trasportabili, ovviamente si farà una modifica se necessario adeguare l'iscrizione, e ovviamente nell'ambito delle tipologie dei rifiuti già autorizzate in capo all'impresa. La categoria 6, come si diceva, invece è un'attività esclusiva rivolta al solo trasporto transfrontaliero di rifiuti, quindi è un'attività che esclude completamente il trasporto in ambito nazionale, ed è anche una cosa abbastanza importante questa se la leggiamo dal punto di vista delle numerose imprese estere iscritte all'albo in Italia per la categoria 6. Spesso confondono il fatto di avere un'iscrizione all'albo in categoria 6 con la possibilità di effettuare anche trasporti interni allo Stato italiano, che superano spesso i limiti consentiti dai decreti sul trasporto combinato di merci. In quei casi è evidente che la categoria 6 non è più sufficiente ai fini dell'esercizio dell'attività.
Allora, brevissima cronistoria della categoria 6, penso che sia nota a molti, in ogni caso la riassumo in pochi brevissimi punti. Nel momento in cui uscì o divenne operativo, entrò in vigore il decreto legislativo 205-2010, scattò anche, diciamo così, una sorta di allarme rosso, una sorta di corsa alla prima iscrizione dei trasportatori esteri, soprattutto esteri, per l'esercizio, per continuare a proseguire l'attività del trasporto transfrontaliero che da anni era in atto, proprio perché all'epoca, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 205, veniva riconosciuta l'autorizzazione rilasciata dallo stato di stabilimento del trasportatore. Le sezioni più coinvolte all'epoca furono Bolzano e Trieste, e poi vedremo che tuttora continuano ad essere le sezioni più interessate da questo fenomeno, e per molto tempo, grazie a una serie di delibere e poi di circolari del Comitato Nazionale, venne tamponata, diciamo così, la situazione, permettendo una prosecuzione dell'attività e in attesa, diciamo, di definire in modo strutturato, anche tenendo conto di tutti i problemi che poteva comportare l'iscrizione di un'impresa extra, all'albo gestori ambientali nella categoria 6. Quando uscì il decreto ministeriale 120-2014, l'attività del solo esercizio del trasporto transfrontaliero dei rifiuti ebbe finalmente una propria collocazione strutturata all'interno dell'albo stesso, tramite appunto la previsione della categoria 6, e da lì poi scaturì, nell'arco di poco tempo, quindi nell'arco di un anno e mezzo, la delibera definitiva dell'albo del Comitato Nazionale, quella che vedete indicata qui alle mie spalle, 16 luglio 2016, la numero 3, che reca appunto le modalità e i requisiti per l'iscrizione in categoria 6. Ricordo che la delibera del 16 luglio è stata modificata col 9 ottobre 2017. È questa una modifica che riguarda alcuni aspetti specifici relativi alla dimostrazione della disponibilità dei veicoli, della disponibilità piena ed esclusiva dei veicoli. È una modifica che spesso non è nota agli operatori, perché si vede la delibera del 9 ottobre del 2017 come la sola delibera che concerne, che disciplina la cessione temporanea dei veicoli in ambito transfrontaliero. In realtà c'è anche una modifica importante sulle modalità di iscrizione nella categoria 6. Se volete, o se ci sono dei dubbi, possiamo poi vedere il testo della delibera in versione originale. Di seguito il Comitato Nazionale è intervenuto tramite diverse circolari. La più importante è sicuramente quella del 2 di febbraio 2017, che ha recato una serie di indicazioni operative per le sezioni e per le imprese ai fini dell'effettiva presentazione e indicazione della documentazione necessaria ai fini dell'iscrizione in categoria 6. Ulteriori circolari sono state emanate di seguito, riguardano però più direttamente i casi specifici delle imprese svizzere, che hanno, in quanto imprese extracomunitarie, hanno alcune particolarità e difficoltà nella gestione documentale dell'iscrizione all'albo, che qui non vi ho riportato, ma che comunque sono tutte disponibili sul sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ecco, quindi diciamo che molto banalmente, anche per l'iscrizione in categoria 6, l'impresa, come per altre categorie di iscrizione, deve dimostrare i famosi tre pilastri, tre requisiti fondamentali ai fini dell'iscrizione, quindi requisiti soggettivi in capo al legale rappresentante, i requisiti di idoneità tecnica espressi secondo parametri di portata e di dotazione di personale, poi la capacità finanziaria, con la possibilità di riconoscere il titolo, la capacità finanziaria già dimostrata ai fini del rilascio del titolo per il trasporto internazionale di merci, quindi per la licenza comunitaria. Sono ovviamente requisiti specifici per la categoria 6, ma che generalmente, vista la dimensione media dell'impresa, non creano problemi. Più difficile invece è la gestione burocratica documentale dell'iscrizione in categoria 6, che è cosa assai articolata e quasi incomprensibile per un'impresa non italiana. Allora, quindi, in questa piccola ultima slide vi ho riportato l'attuale dimensione del fenomeno,
al 4 di novembre scorso risultano iscritte all'albo in categoria 6 1048 imprese, di cui il 33% presso la sezione provinciale di Bolzano e l'altro 33% presso la sezione regionale del Friuli. Quindi ci dividiamo in modo molto equo la maggioranza delle imprese attualmente iscritte. Lombardia e Val d'Aosta seguono con un 10% scarso e poi abbiamo un ulteriore 18% di imprese iscritte nelle altre sezioni. Ovviamente esaminando un attimino i dati relativi all'iscrizione in categoria 6 ci si accorge che abbiamo poche imprese italiane iscritte in categoria 6, quindi sono poche le imprese italiane che hanno deciso di iscriversi per l'esercizio di questa specifica attività, quindi il solo trasporto transfrontaliero, mentre invece il grosso è dato ovviamente dalle imprese estere. Una grandissima rappresentanza la ritroviamo nei paesi di Germania e Austria in termini numerici, seguiti poi dalla Francia e dalla Slovenia. Numerose sono anche le imprese che provengono dall'est Europa. Qui ovviamente un accenno importante anche alla diversa strutturazione aziendale di questi soggetti. Ci accorgiamo, guardando i numeri dell'albo, cioè il numero dei veicoli iscritti in capo alle diverse imprese che stanno appunto iscritte in categoria 6, che la dimensione media è 3 volte quella di un trasportatore professionale italiano. Quindi generalmente l'impresa che fa trasporto internazionale di rifiuti è molto più strutturata al proprio interno, ha una notevole dotazione di veicoli e spesso si tratta anche di grossi gruppi aziendali che hanno più sedi, più imprese presenti in diversi stati e che quindi hanno anche delle flotte aziendali molto consistenti e che vengono, diciamo così, anche gestite in modo molto dinamico rispetto a quello che può fare una piccola o media impresa italiana. Ecco, attualmente abbiamo iscritto in categoria 6 circa 32.000 veicoli che rappresentano circa il 12,6% di tutti i veicoli iscritti all'albo nelle categorie 1, 4 e 5, quindi sono 32.000 veicoli che fanno capo a circa 1.000 imprese, quindi capite che la dimensione media è molto più consistente rispetto a quella a cui siamo abituati. Bene, quindi io ho concluso la mia breve presentazione, l'obiettivo è lasciare spazio alle vostre domande, sono qui per voi a disposizione. Allora, normalmente o non si è capito nulla o è tutto chiaro, quindi non ci sono possibilità intermedie. Scusi, l'impresa estera, per scegliere, per definire in quale sezione dell'albo si deve scrivere, che criterio deve usare? Allora, lì abbiamo un'indicazione molto chiara nella delibera del Comitato Nazionale del 16 luglio 2016, la numero 3. A seconda che l'impresa abbia una sede secondaria o un domicilio fisico in Italia, si iscrive presso la sezione regionale territorialmente competente oppure si iscrive presso una sezione a scelta qualora decida di dimostrare il domicilio tramite il solo indirizzo di posta elettronica certificata. Quindi a scelta dell'impresa o si apre una PEC e quindi sceglie la sezione regionale di riferimento, oppure se ha già una sede secondaria o decide di avere un domicilio fisico, il riferimento a quel punto è la sezione territorialmente competente. Prego. Un chiarimento sulla slide che ha proiettato prima relativamente alle categorie 1, 4 e 5 e all'iscrizione eventuale in categoria 6. Se può un attimo chiarire questo aspetto perché non mi era chiaro. Sì. Allora, noi abbiamo nell'ambito dell'albo diverse categorie a disposizione per l'esercizio delle attività del trasporto. E quindi ora mi sto riferendo soprattutto al trasporto professionale, quindi le categorie 1, 4 e 5 che sono nate e noi generalmente intendiamo riferite al trasporto interno, quindi al trasporto nazionale interno di rifiuti, e poi si è aggiunta, come si diceva, la categoria 6. La norma di
collegamento prevista nel decreto 120 è questa dell'articolo 8,3 che consente alle imprese iscritte all'albo in categoria 1, 4 e 5 e purché posseggano il titolo autorizzativo al trasporto merci, quindi la licenza comunitaria o l'autorizzazione al trasporto internazionale di merci, ad effettuare anche il trasporto transfrontaliero di rifiuti senza doversi iscrivere appositamente nella categoria 6, bensì utilizzando l'iscrizione all'albo in categoria 1, 4 e 5 nell'ambito, quindi con i limiti già assegnati tramite il provvedimento di iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5, quindi il limite della classe dimensionale, quantitativo anno massimo trasportabile, le tipologie, quindi i codici dell'elenco europeo dei rifiuti che possono essere trasportati, ovviamente se l'impresa ne ha la possibilità può effettuare una variazione dell'iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5 per ricomprendere quantitativi finora non utilizzati o comunque non gestiti, oppure ampliare il parco dei rifiuti. La priorità è avere questa autorizzazione al trasporto internazionale, giusto? Allora, cioè per ovviare alla classe 6 e quindi non doversi iscrivere alla 6, se ho capito bene. Allora, per potersi iscrivere alla 6 è comunque necessario, sì, il titolo autorizzativo al trasporto merci. Però se io ho la 1, la 4, la 5 e ho anche una autorizzazione al trasporto internazionale, non serve che mi iscrivo alla 6, basta però che i requisiti che io ho per la 1, 4 e 5 ricomprendano quello che voglio trasportare. Esattamente, quindi Perfetto. Devo avere il codice del rifiuto già autorizzato, non devo superare le classi Perfetto. Dimensionali già assegnate. Ok, allora avevo capito bene, grazie. Buongiorno. Volevo chiedere, un trasportatore comunitario non italiano già iscritto alla categoria 6, ma che intenda fare trasporto di cabotaggio aderendo alla norma comunitaria del trasporto di cabotaggio, come deve fare a iscriversi? Questo è un punto su cui io ho già chiesto che il Comitato Nazionale si pronunci, perché è uno dei punti scoperti dall'attuale normativa, o meglio, esistono tutti i presupposti per fornire una risposta chiara, perché ci sono, però al momento, diciamo così, è una cosa che si legge poco, non si vede bene dall'attuale corpus normativo dell'albo. Allora, quindi adesso fornisco la mia opinione personale, che ha un valore pari a zero, ma è quello che io ho capito leggendo la norma. Allora, quando un trasportatore esegue operazioni di cabotaggio nell'ambito dei limiti assegnati dal regolamento 1072, sta effettuando un trasporto interno. Quindi, a mio modo di vedere, l'iscrizione all'albo in categoria 6 non è ovviamente l'iscrizione corretta per svolgere questi tipi di trasporti, bensì deve essere un'iscrizione in categoria 1, 4, 5, che dovrà però essere tendenzialmente deve essere limitata sul provvedimento di iscrizione a quanto impone come limite la normativa sul trasporto merci internazionale, quindi per il cabotaggio, quindi con i limiti temporali di numero di trasporti, eccetera, eccetera. Quindi questa è la mia lettura personalissima della norma. Io spero che il Comitato magari domani possa formalizzare o comunque darci un chiarimento chiaro a tutti. Prego. Grazie. Lei ha detto che per quanto riguarda, diciamo, l'aumento delle categorie, uno se ne ha la possibilità, ne fa richiesta, ovviamente in base al 120 dovrà sostenere comunque un esame di qualificazione. Ora, nella condizione data, volevo ricordare solo che su 3.500 e rotti, 4.000 persone che sono state ammesse agli esami, 500-550 sono stati resi idonei, tutti gli altri sono stati bocciati, perché insomma la normativa è già complessa, così come lei l'ha raccontata e come la interpretiamo noi che facciamo i consulenti o i formatori. E lei immagina che il Comitato Nazionale, oltre ad affrontare la questione del cabotaggio, che insomma mi pare una questione molto seria, perché il cabotaggio per quanto riguarda i trasporti intracomunitari è prevista nel numero di 3 nell'arco di una settimana. Nei trasporti extracomunitari con le autorizzazioni CEMET in particolare possiamo fare 3 viaggi purché non sia il cabotaggio, ma ora se questo non viene
definito in maniera chiara, è evidente che le imprese, non solo rimane il dubbio, perché il dubbio nel settore dei rifiuti, signora, è un dubbio che fa arrivare la Guardia di Finanza, i carabinieri, eccetera, eccetera. Quindi bisognerebbe affrontarlo. Io parlavo poco fa con il nostro carissimo presidente, dice adesso vedremo, avevo posto proprio questa questione. Ecco, è un punto su cui è opportuno un chiarimento per rendere, diciamo. Io credo che dovremmo anche sbrigarci, perché perdiamo quote di lavoro quasi ogni giorno. Grazie. Mi trova perfettamente d'accordo. Sì, grazie. Innanzitutto ringrazio il segretario di Bolzano, perché è uno dei punti di riferimento per tutto il territorio nazionale, per noi segretari, per questo. Volevo chiedere se sono capitati dei casi sui trasporti ferroviari e come sono stati affrontati e risolti. Grazie. Allora, per quanto riguarda il trasporto ferroviario, abbiamo le delibere del 2003 del Comitato Nazionale, che hanno appunto previsto requisiti e modalità per l'iscrizione delle imprese ferroviarie per il trasporto dei rifiuti. Un'impresa ferroviaria che intenda effettuare trasporto transfrontaliero ferroviario di rifiuti si iscrive all'albo nelle categorie 1, 4 e 5 e poi utilizza, nell'ambito dei certificati di sicurezza rilasciato dall'ente gestore della rete ferroviaria, l'iscrizione in categoria 1, 4 e 5 anche per effettuare la tratta italiana di un trasporto transfrontaliero. Quindi, diciamo, sul lato del trasporto ferroviario non c'è un problema particolare, perché oltretutto i certificati di sicurezza che rilascia l'ente gestore della rete ferroviaria sono rilasciati a valle di procedimenti istruttori molto complessi, con verifiche molto puntuali dei requisiti necessari da parte dell'impresa ferroviaria, e autorizzano normalmente tratte molto precise di utilizzo della rete ferroviaria. Quindi sono relativamente poche le imprese che possono effettuare trasporti transfrontalieri ferroviari di rifiuti, e quelle nell'ambito delle proprie iscrizioni in categoria 1, 4 e 5, appoggiandosi all'articolo 8, possono validamente trasportare. Buongiorno, volevo sapere se un'impresa iscritta sia in categoria 4 che in categoria 6, la quantità annua che può trasportare di rifiuti deriva dalla somma delle due classi dimensionali? Si possono sommare in questo caso le classi dimensionali? Allora, se un'impresa... Se entrambe sono cioè per evitare innalzamenti di classe in 6, posso usufruire della 4, per esempio, della classe dimensionale della 4? Allora, se un'impresa ha scelto di mantenere le iscrizioni all'albo separate, quindi effettuare tramite la categoria 4 trasporti interni e tramite la categoria 6 trasporti transfrontalieri, dovrà ovviamente imputare i quantitativi dei diversi trasporti sulle diverse classi di iscrizioni attinenti alle diverse categorie. Ok? Scusi, non so se riuscirà a rispondermi. Mi è capitato il caso in cui un'azienda abbia, un intermediario, abbia acquistato il materiale, quindi trasporto trasfrontaliero, e poi questo materiale non era idoneo e quindi è tornato indietro. In questo caso, proprio a livello diciamo di registrazione, eccetera, eccetera, allora io... C'era sia il FIR, perché la merce partiva dall'Italia, quindi c'era sia il FIR che l'allegato 7. Sono arrivati a destino in Germania, ci hanno detto che non andava bene, quindi la merce è tornata indietro. Naturalmente è tornata indietro solo l'allegato 7, non ci hanno rifatto il formulario. In questo caso prendo per buono l'allegato 7, giusto? Allora, è un'antica e annosa questione quella del formulario di identificazione in Italia per il trasporto transfrontaliero. Allora, il tutto nasce da un antico refuso presente nel 152, che avrebbe potuto essere sanato se il SISTRI fosse divenuto operativo. Per fortuna SISTRI non è divenuto operativo, però intanto ci manteniamo il problema, perché il legislatore italiano si era espresso nell'ottica di dire che il formulario per il transfrontaliero non ci voleva proprio, quindi non c'era bisogno di restituire la famosa quarta copia entro 6 mesi. Allora, se un'impresa intende
effettuare, o meglio predisporre anche il formulario, oltre ovviamente alla documentazione obbligatoria che è data dal regolamento 1013, lo può fare, però il problema poi è che non si possono pretendere da operatori esteri modalità di gestione del formulario analoghe a quelle che noi ci aspettiamo, perché all'estero ovviamente il formulario non è riconosciuto, l'operatore estero non è tenuto a riconoscerlo. Quello che conta è ovviamente la documentazione per il transfrontaliero prevista dal 1013, quindi se era una spedizione in lista verde che aveva bisogno di allegato settimo, l'allegato settimo deve esserci. Se non c'è allegato settimo significa essere già in spedizione illegale. L'unica cosa che in partenza, poi non è più tornato il FIR. Esatto. Ok. Bene, l'importante, ricordo, è avere l'allegato settimo. Sì. O il modello 1B, insomma, a seconda della procedura di transfrontaliero a cui ci si riferisce. Chiaro? Sufficiente. Vi ringrazio.